Wedi, Paola smaschera Alessandro, siamo andati il bacio, lui non voleva dirlo. Quella che è andata in onda lunedì 9 gennaio è stata la prima puntata di Uomini e Donne del 2023. L'intero appuntamento è stato dedicato ad Alessandro e alle quattro frequentazioni che ha intrapreso da quando ha esordito nel parterre del Trono Over. Dopo aver descritto come piacevole, ma solo telefonica, la conoscenza con Gemma. Il cavaliere ha raccontato di essere uscito a cena con Paola e che tra loro c'era stato solo un bacio a stampo. Paola ha lasciato due volte lo studio in lacrime, fino a quando Maria l'ha aiutata a dire la verità, tra lei e il napoletano c'è stata intimità. E lui le aveva chiesto di ometterlo anche alla redazione. La puntata di Wedi di lunedì 9 gennaio è stata totalmente incentrata sull'approfondita conoscenza che hanno avuto due membri del parterre over. Maria ha iniziato il nuovo anno chiedendo a Gemma di andare al centro e raccontare perché ha interrotto la frequentazione con Agostino. La dama ha fatto sapere di aver vissuto una turbolenza psicofisica ed emotiva nella registrazione precedente. E per questo non ha voluto più andare avanti col suo corteggiatore. Alessandro ha fatto il suo ingresso in studio e davanti a lui c'erano tutte e quattro le dame che ha sentito e visto in settimana. Con Galgani ha fatto un aperitivo e molte telefonate. Alcune delle quali anche un po' se, De Filippi l'ha accennato ai curiosi opinionisti. Quando gli è stato chiesto di commentare la conoscenza con Paola, Alessandro ha detto di averla vista la sera prima. Di aver cenato con lei e di essersi ritrovato casualmente a dormire nel suo stesso albergo. Agli opinionisti che gli hanno domandato se ci fosse stato qualche contatto fisico. Il protagonista di Wedi Over ha risposto, solo un bacio a stampo, se fosse successo altro sarebbe ancora turbata. La dama ha sorriso un po' forzatamente e poi ha lasciato lo studio piangendo. Maria ha spiegato che le lacrime della donna erano a causa della delusione per come il cavaliere aveva minimizzato il loro appuntamento. A partire dal perché si sono trovati a condividere la stanza d'hotel. Il cavaliere ha negato più volte che lui e Paola siano andati oltre al bacio, ma quasi nessuno gli ha creduto. L'unica a difendere Alessandro è stata Gemma, che per questo ha ricevuto le feroci critiche di Tina Cipollari. Quando è rientrata in studio, Paola ha deciso di raccontare tutto quello che è successo il giorno prima tra lei e Alessandro. La verità è che abbiamo fatto l'amore, con la maiuscola. Siamo andati oltre e lui non voleva dirlo perché doveva ancora conoscere le altre. Ha sbottato la dama di Wedi verso la fine della puntata. Il cavaliere ha rispedito ogni accusa al mittente, sostenendo che sarebbe stata la dama a suggerirgli di omettere la loro intimità alla redazione. Ma questa versione fa un po' acqua da tutte le parti, perché Paola si sarebbe confidata con gli autori prima dell'inizio delle riprese. Mentre lui ha parlato solo del bacio a stampo. I due hanno deciso di interrompere la loro frequentazione, durata una sola sera, perché entrambi si aspettavano di avere di fronte una persona diversa. Tant'è che la protagonista del Trono Over si è commossa più volte citando i sentimenti che aveva provato il giorno precedente passando del tempo con il 52enne. Gli spoiler delle riprese del 6 gennaio, le ultime che ci sono state, fanno sapere che Alessandro ha discusso nuovamente con Paola sul loro passato. Mentre ha accettato di riallacciare un rapporto con Gemma dopo averla definita solo una cara amica.